volantone generale, è emozione che sale a mille, palpitante, più che mai fino all'ultimo. Eccoli! Eccoli, lanciato lo sprint dell'edizione 2015 della Coppa di Sera, esordito il secondo anno, sprint testa a testa fino all'ultimo, testa a testa fino all'ultimo, vince Francesco Della Lunga, Fabis, dopo la vittoria l'anno scorso tra gli esordienti del primo anno, vince il toscano Francesco Della Lunga, penale toscano Ponticino. Che volata, straordinario. Ottava vittoria della stagione. Francesco, bis alla Coppa di Sera, che dire? Una grandissima emozione, ci siamo ripetuti per la seconda volta, non era mai successo nella storia della Coppa di Sera e direi che sono molto soddisfatto delle mie prestazioni, soprattutto in questi ultimi due anni che mi hanno visto protagonista in questa categoria che sono gli esordienti. A chi la dedichi? La dedica va a tutta la squadra, che siamo una grandissima squadra, molto unita, al direttore sportivo che mi fa provare sempre queste emozioni, ci porta sempre a queste bellissime gare e facciamo questi risultati, e ovviamente alla mia famiglia che mi segue sempre. Terzo posto alla Coppa di Sera, una grandissima soddisfazione. Beh sì, è una grandissima soddisfazione, siccome è la prima volta che la vengo a fare. Credevo, dai, di arrivare nei primi cinque, infatti è successo così. Sono stracontento, e anche se non è una vittoria, ma è un terzo posto, vorrei dedicare questo terzo posto ai miei direttori sportivi, che sono Claudio Battelli e Walter Erico, alla mia squadra, e anche a un corridore che si chiama Samuele Barbato, che è caduto gli ultimi 400 metri e mi dispiace un sacco. Matteo, incornici una bellissima stagione con un secondo posto alla Coppa di Sera, sei soddisfatto? Un pizzico di rammarico? Sì, un po' di rammarico c'è, dopo il secondo posto dell'anno scorso, quest'anno mi volevo rifare e ci sono andato vicino. Ho cercato di dare tutto anche in salita, in volata ho cercato di partire dalla prima posizione, perché l'anno scorso non sono riuscito a rimontarlo, ci ho messa tutta, ma è andato forte.